Voi dovete sapere che da che Serena ha comprato la macchina nuova non me l'ha mai prestata per farmi un giro. La presteresti tu? No, Marcello, non Ho chiedermelo. capito, meglio che non te la chieda. Invece, sai che la Fiat 500 viene proposta anche adesso in versione GPL. È una cosa molto interessante questa. Infatti, adesso vediamo questo servizio perché Landi Renzo è l'azienda che equipaggia in questa vettura della casa automobilistica torinese con l'impianto AGPL e hanno fatto questo servizio dalla sede di Landi Renzo fino alla Germania con la vettura. Vediamo. Oltre 850 km percorsi, 10 ore di viaggio e 3 nazioni attraversate. Questo è il resoconto del viaggio effettuato con una Fiat 500 1004 Sport con impianto di alimentazione a GPL Landi Renzo, che dalla sede dell'azienda a Reggio Emilia ha dato modo di effettuare una complessa e articolata prova consumo fino alla sede della Fiera di Francoforte, dove si inaugurava l'Automeccanica Frankfurt, manifestazione biennale dedicata al settore automotive. Il responso finale del computer di bordo è stato chiaro: 859 chilometri, tutti d'un fiato. Il portafogli all'arrivo aveva un'espressione tra lo stupefatto e il riconoscente. Solo 47 euro complessivi di spesa per un totale di circa 61 litri di carburante. Il viaggio da Reggio Emilia attraverso il Nord Italia, la Svizzera e buona parte della Germania ha confermato decisamente le attese sulle capacità della tecnologia AGPL di offrire una più che valida alternativa alla benzina, in termini di consumo, di approvvigionamento, di prestazioni, di comfort di guida. I dati parlano di oltre 14 km con un litro di media, e questo nonostante un ritmo non propriamente nell'ottica del risparmio, ma anzi, assolutamente normale, per non dire piuttosto spedito. Basti pensare che in Germania, data l'assenza di limiti sulle autostrade, la 500 ha anche toccato i 190 all'ora. La piccola Fiat era agghindata per l'occasione con una veste fiorita che cattura subito l'attenzione. Dal punto di vista meccanico gli interventi sono minimi: serbatoio al posto della ruota di scorta, un riduttore di pressione che diminuisce la pressione del carburante prima di essere utilizzato nel processo di combustione, una sonda lambda, una centralina, un nuovo sistema di iniettori. La 500 alimentata a GPL già nelle premesse inquina molto meno della versione a benzina e quindi si fa beffe di qualsiasi blocco del traffico. Ma questo viaggio in 500 ha soprattutto dimostrato quanto si risparmia sulle lunghe percorrenze quando si guida un'auto a GPL e, nel caso della piccola Fiat, si è verificato un risparmio vicino al 50%. Senza contare i 134 grammi chilometro di CO2 emessi dall'auto, pari al 10% in meno rispetto alla tradizionale alimentazione a benzina. L'iniziativa è in perfetta sintonia con l'Automeccanica 2008 di Francoforte, che proprio quest'anno ha dedicato particolare attenzione alla problematica del riscaldamento globale e alle soluzioni proposte dal settore per limitare gli effetti delle emissioni nocive, con particolare riferimento alla CO2. Una manifestazione dove, ovviamente, Landi Renzo era rappresentata con un proprio stand. In conclusione, il cinquino a GPL ha dato ampia dimostrazione dell'economicità di questo carburante e della sua scarsa influenza sulle prestazioni complessive. Un carburante il cui uso va senz'altro incentivato. Infine parliamo di barche solari perché c'è un grande movimento nel settore. Oltre alle gare già confermate di Avigliana e del Lago Maggiore, ci sono diverse associazioni che si stanno interessando nel settore. Una di queste è un'associazione Sierra Morena, con sede vicino ad Ivrea, e prevede anche di fare una manifestazione il 22 marzo in un lago nei pressi di Ivrea. L'altra invece è Calopicos, che è un'associazione dell'Alto Lago di Seo, sono diversi comuni che si sono riuniti nell'Alto Lago di Seo, e anche loro, come hanno fatto già l'anno scorso, prevedono di fare una manifestazione nel mese di aprile, appunto nell'Alto Lago di Seo. E le immagini, mentre io dicevo queste notizie, sono quelle del repertorio di Avigliana e le immagini del Lago di Seo dell'anno scorso. Serena. E con queste informazioni che ci ha dato Marcello siamo arrivati alla fine della puntata, la puntata numero 2 di Electric Motor News. Non ci resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima settimana, sempre con Marcello Padin e con Serena Zappa. Arrivederci. Arrivederci a tutti.